Leopardi, levi, il tempo e i confini. Questo è il titolo del convegno che si è svolto sabato 6 aprile 2019 all'Aula Magna dell'Università per Stranieri di Siena, con il coordinamento di Laura Ricci. Ad aprire i lavori, il rettore dell'Ateneo Pietro Cataldi, con l'intervento su Infinito 2000. A seguire, Antonella Benucci e Giuseppe Trotta hanno parlato del tema dal titolo Con occhi diversi, per una didattica interculturale, in cui hanno affrontato il concetto dell'insegnamento della lingua italiana come strumento di integrazione all'interno delle case circondariali per migranti. Fabio Ferri, discutendo di didattica e comunicazione multimediale, ha presentato il tema Levi per i post-millennials. Da parte sua, il poeta Davide Rondoni, nel Bicentenario dell'Infinito, ha offerto una interpretazione personale della celebre poesia di Leopardi. Lucio Caracciolo, direttore della rivista Limes, è intervenuto approfondendo il concetto di limite come rappresentazione di confine strategico o di frontiera. Infine, lo scrittore e divulgatore scientifico Roberto Vacca ha chiuso i lavori con un intervento su Primo Levi e l'umanità prossima avventura. Un festival che non si limita a sottolineare l'importanza storica della lingua italiana, una delle grandi lingue della civiltà moderna, ma un festival che anche mette in luce le molteplici presenze linguistiche sulla superficie del nostro paese, dell'Italia. Non dobbiamo correre il rischio di credere che le lingue siano delle strutture monolitiche, cristallizzate, eventualmente da proteggere, naturalmente neppure delle strutture porose e prive di identità da buttare allo sbaraglio e da lasciar colonizzare dalle lingue dominanti, come in particolare in questo momento l'inglese. È davvero inelegante riempire l'italiano di inutili anglicismi, però dobbiamo, credo, trovare quel punto di equilibrio che la storia d'altra parte ha rappresentato, che fa di una lingua, soprattutto se è una lingua forte con una grande identità, una grande struttura culturale e storica, un luogo, un territorio nel quale possono confrontarsi, convivere e progressivamente costituire un punto più avanzato di rappresentazione della realtà attraverso le parole, attraverso le strutture sintattiche, attraverso gli elementi della retorica di cui una lingua progressivamente si imbeve. L'Università per Stranieri è partner del Festival dell'Italiano e delle Lingue d'Italia per la terza volta, siamo giunti alla terza edizione e il nostro partenariato nasce da una sostanziale unità e solidarietà di intenti e di visione, nel senso che qui all'Università per Stranieri lo studio della lingua italiana nella storia e nell'attualità e nella sua varietà è uno dei temi di ricerca e di didattica. Ci piace in particolare sottolineare che il festival si chiama dell'italiano e delle lingue d'Italia proprio perché ritiene che la nozione di italiano debba essere concepita nel modo più ampio possibile, che comprenda quindi tutte le varietà dell'italiano e anche le minoranze linguistiche, i dialetti, le nuove comunità, insomma, di parlanti che si collocano nel territorio italiano e che dialogano appunto con la lingua italiana. Il progetto di ricerca che noi abbiamo presentato al festival è un progetto che coinvolge un'unità costituita da più persone, oltre a me al professor Trotta, Ferrari, Grosso e Monaci, e stiamo lavorando sull'accoglienza soprattutto di rifugiati, stiamo organizzando delle azioni che da una parte mirano alla formazione, alla sensibilizzazione del docente, dall'altra mirano a valutare e a registrare dati nei centri di accoglienza, nei luoghi in cui queste persone si trovano forzatamente a convivere, e per questo abbiamo, proprio per via di questa forzata convivenza, abbiamo in qualche modo applicato i maggiori risultati di una ricerca che ho condotto negli ultimi 20 anni in un altro ambito di contatto forzato, qual è quello del carcere,
per poter raggiungere il più possibile una pratica di integrazione che sia funzionale alla nuova vita nel paese di arrivo. La ricerca sta coinvolgendo quelli che sono i progetti SPRAR, SIPROIM, Servizio Centrale, appunto per il, in particolare si sta occupando di analizzare quelle che sono le pratiche didattiche messe in opera, messe in uso presso i docenti di italiano L2 e vuole analizzare la loro, il grado di, diciamo, di interculturalità che c'è all'interno di questi progetti che sono appunto deputati a garantire l'integrazione, il processo di integrazione dei nuovi arrivati con la società italiana. Vogliamo capire se effettivamente le pratiche didattiche in uso tengono conto di quello che è una concezione dell'integrazione in senso lato, quindi come un processo a doppio senso, quindi se viene presentata la lingua e la cultura italiana, ma allo stesso tempo se viene fatta attenzione alle lingue e alle culture d'origine, anche tramite magari contatto, eventi di contatto con la comunità locale, se si sta effettivamente garantendo questo, questo tipo di integrazione a doppio senso. Dopo una laurea in lettere classiche, un dottorato in lettere classiche, sono entrato in casa editrice, appunto in Mondadori, dove ho iniziato a occuparmi di contenuti digitali. Da allora mi occupo appunto di abbinare ai testi scolastici, universitari, ma anche ai dizionari, insomma a tutto il mondo cosiddetto education, dei contenuti multimediali, cioè che affianchino al prodotto di carta quegli strumenti audio, video, insomma che tutti noi maneggiamo quotidianamente in tutto quello che facciamo, ed è bene che stiano anche nei libri di scuola. L'idea era, su invito di Massimo Arcangeli, di provare a raccontare una cosa importante, che è una nuova edizione dei Sommerse Salvati di Primo Levi, che ha due motivi di essere presente in questo festival. Primo, perché Levi inizia con la lettera L, come tante cose quest'anno al festival, ma anche perché nel 2019 è il centenario della nascita di Primo Levi. Questa è una nuova edizione che prova a raccontare e a portare nella scuola un libro importante, un saggio importante, che cerca di riflettere sulla natura dell'uomo e perché l'uomo lascia che certe cose, spesso malvagie, accadano. È un libro importante perché è un libro che ai giovani d'oggi può dire tante cose. È un festival sulla lingua italiana, Leopardi è uno dei grandi autori della nostra lingua, in questa poesia magnetica e profondissima va in scena questo, questa possibilità di rapporto con l'infinito, con, di un rapporto che è un naufragio ma dolce, è come una consegna ma dolce, con qualcosa di infinito che esiste, che bisogna scoprire però attraverso un segno che arriva, che è il segno del vento. Qui conta la grande cultura biblica di Leopardi. Leopardi giovane dice che i suoi libri più importanti da giovane sono Omero e la Bibbia. Il vento tra le piante è evidentemente un richiamo al libro dei re, quando il profeta Elia, inseguito di Tradis, dov'è la voce di Dio? Nel terremoto? No. Nella tempesta? No. È nel vento tra le piante. È la stessa immagine. Arriva un segno, questa voce, comunque è una voce sensibile, che io posso sentire. L'infinito non lo posso vedere, non lo posso sentire. Questa voce si comparo, cioè, come si conosce per segni, comincia a comprare, infatti è in questo momento, vedete nel testo, che si apre l'esperienza dell'infinito, come? E mi sovviene l'eterno, e le morte stagioni. E la... Cos'è questo sovvenire? Non è appena un incanto, non è un rapimento, il sovvenire è una parola strana, appunto, non si può dire se non con la poesia, è, non, è, non è il souvenir dei francesi, non è mi ricordo, mi ricordo l'eterno, mi ricordo il presente, vuol dire che mi sovviene, cioè mi sa, non so, è difficile, non si può tradurre, mi sovviene, mi sale la coscienza, mi sorprende, mi sovviene che cosa? Un'esperienza del tempo, dove l'eterno e il tempo sono insieme, eterno e tempo, e in questo mare, e in questa immensità, è dolce non fregare, ed è un'esperienza del tempo, questo è molto importante, a mio dire, questa è una poesia anche einsteiniana, potremmo dire, no? C'è spazio e tempo insieme. Però non è un caso che qui l'infinito di cui parla Leopardi alla fine è del tempo. È stato un piacere intervenire nel festival dedicato alle parole in cammino. Ho scelto una parola latina, limes, che ha una sfera semantica piuttosto vasta. Il significato primario è quello di limite, il significato geopolitico, cioè di quello che mi interesso io, è quello di confine o di frontiera, scegliete voi. Si era pensato non tantissimo tempo fa che ci avviassimo un mondo senza frontiere, o forse lo si era sperato,
è abbastanza evidente che il concetto e anche la prassi di tracciare confini sia invece particolarmente diffusa e di moda in questa fase storica. Quindi ho tracciato un parallelo tra il limes romano, cioè il limes intorno all'impero mediterraneo che fu Roma, e quelli che sono stati i limes più recenti nella storia e che in qualche misura attraversano anche il nostro paese. Questo per far capire come questa parola così polisemica abbia oggi un'applicazione pratica che ci dice molto del mondo in cui viviamo. Ho riscritto 5 secoli di storia, dal 1500 fino ad oggi, in cui Cesare Borgia insieme a Machiavelli e a Leonardo da Vinci vanno con dei galeoni a Manhattan, fanno amicizia con i Sioux, e tutto il Nord America è una repubblica in cui si parla italiano, e dopodiché fanno tutte le cose giuste fino ai giorni nostri. E l'altro libro viceversa è un libro serio in cui racconto come si fa a editare, a migliorare in una cosa scritta le parole e le frasi, e come si fa anche a migliorare e editare le idee, e per fare questo bisogna parlarne con persone che ne sanno più di noi, e perciò ci ho riportato i miei rapporti di 25 anni d'amicizia con Primo Levi, con cui ci recensivamo i libri l'uno dall'altro e ci scambiavamo lettere, e poi con altri personaggi di notevole importanza. Uno era Giorgio Santillana, professore di storia e filosofia della scienza al Massachusetts Institute of Technology, e poi tanti altri, Paolo Vita Finzi, il diplomatico e scrittore, e altri. E perciò cerco di raccontare come si fa a pensare il meglio possibile e come si fa anche a progettare le cose. Io ho fatto l'ingegnere per 70 anni, a progettare cose complesse che funzionino bene e che evitino degrado, errori e sconcerti di vario tipo. Il festival che ha raggiunto il terzo anno, Parole in cammino, mette a fuoco un tema essenziale, cioè appropriarsi della parola come mezzo di comunicazione, ma anche come elemento di immaginazione e come strumento fondamentale di contatto tra comunità e culture. Parola in cammino perché le parole non sono mai ferme, il loro significato cambia nel tempo, e la percezione del loro significato dipende dal soggetto che ascolta come da colui che parla, cioè è un rapporto. I rapporti non sono mai statici, sono sempre determinati dagli affetti, dalle modalità di comprensione delle cose, dalle acquisizioni culturali che uno ha. Dunque parole in cammino significa camminare insieme comprendendo attraverso il linguaggio il mondo che ciascuno porta con sé. Appuntamenti come questo servono a mantenere viva l'attenzione verso la lingua italiana in tutti i suoi aspetti, in tutte le sue forme. Però, ecco, insomma, ricordiamo anche che c'è proprio l'insegnamento diretto della lingua italiana a stranieri, soprattutto in questa istituzione. Un evento importante sia per la nostra università sia credo anche a livello nazionale, perché sono coinvolte molte istituzioni, e noi abbiamo accompagnato alcuni studenti, ma al contempo abbiamo organizzato delle attività collegate appunto alla lingua italiana anche fuori sede. Lavoro all'interno di un progetto che si chiama Marco Polo Turandot con gli studenti cinesi. Quindi oggi in questa università c'è questo festival che è a livello locale ma anche nazionale, e lo trovo molto importante, molto interessante, soprattutto per l'incontro che gli studenti possono fare direttamente con
gli scrittori e quindi apprendere anche un po' quello che è la lingua anche scritta. Infatti ci sono degli incontri sui laboratori di scrittura, per esempio, che è molto importante, soprattutto per gli studenti cinofoni che spesso trovano proprio grande difficoltà nella produzione scritta. Questa terza edizione del festival è un'edizione che appunto consolida il programma e il progetto che è stato attuato già a partire dal 2017 e consolida quindi anche questi 3 giorni in cui diversi protagonisti della cultura italiana si ritrovano per discutere di alcuni temi. E i temi di quest'anno collegano la L di Leonardo, di Primo Levi, della Luna, ma anche delle lingue, quindi in un'università come l'Università Pastoriana di Siena, dove le lingue la fanno da padrona e sono insegnate bene 11 lingue più l'italiano stranieri, è estremamente importante far sì che studenti, professori siano in contatto con diversi attori della scena culturale italiana.